Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi voglio darti delle dritte sui sistemi d'allarme. Sì, noi non facciamo sistemi d'allarme, ma facciamo infissi blindati. Io sono dell'idea che per ottenere l'obiettivo di sicurezza occorre sia una sicurezza attiva che passiva, quindi l'allarme sì serve. Sì, è vero che te lo possono sabotare, ma è anche vero che prima vanno da chi non ce l'ha. Quindi vediamo i tipi di allarmi che è possibile installare, ma prima di tutto voglio partire da un concetto. Il sistema d'allarme è efficace quando io lo vado a installare il più lontano possibile da me. Questo che cosa vuole dire? Che se io lo metto, ad esempio, con una, come si chiamano, con quei rilevatori interni, i volumetrici, in cui lui suona solo quando la persona è già dentro, perché sente lo spostamento d'aria o quello che è, in quel caso lì l'allarme non è servito a niente. Ormai ladro dentro, quei 2 o 3 minuti fa quello che gli pare, e se nel malaugurato caso siamo in casa, passiamo i 2 minuti più lunghi di tutta la nostra vita. Quindi più l'allarme è verso fuori, meglio è. Partendo da fuori si potrebbe ragionare, mettiamo delle tendine o dei radar, dei raggi infrarossi vicino alle finestre, in modo che quando vado a interrompere quel fascio di raggi, lui suona. Quindi lì suonerebbe nel momento in cui il ladro cerca di entrare da quella finestra, quella persiana o quella inferriata, ti avvisa prima, in modo che lui ancora non l'ha scassinata, e devi ancora scassinarla e devi scassinare ancora l'infisso, hai un po' di margine di tempo, oppure se è fortunato è un ladro di galline, se ne va subito. Se un ladro professionista comunque nel giro di 2 o 3 minuti decide se proseguire il furto oppure no, diciamo che è una cosa più ragionevole. Ancora meglio però è se io ho la possibilità di andare ancora più di fuori. Come posso fare ad andare ancora più di fuori? Esistono dei sistemi a pressione sul pavimento, sono delle pedane praticamente, ipersemplificando, che io posso affogare a pavimento sotto scomparsa, non si vedono, loro sentono il peso delle persone. Ad esempio, passa il cane, non suona. Se sei in campagna, passa anche un animale selvatico, non suona. Passa una persona, suona. Quindi questo potresti circondare la casa e avere una sicurezza molto prima che il ladro entra in casa. Poi esiste un altro sistema. Questi sono molto più rari, diciamo, sono dei sistemi a riconoscimento facciale. Io potrei mettere delle telecamere attorno a casa e potrei vivere dentro casa mia con l'antifurto sempre inserito, perché tengo la mia faccia, la faccia dei miei familiari, di chi voglio che entri in quella casa, ma anche i parenti, anche qualcuno che sono fidati, dentro il sistema d'allarme. Quindi le telecamere, quando mi vedono, mi riconoscono e non suona niente. Se vedono un estraneo, suono e lo puoi fare a distanza. Quindi se andiamo a allontanare ancora più delle pedane. Sono sistemi che sembrano avveniristici, in realtà, se tu ci pensi, negli aeroporti lo usano da una vita per scovare i terroristi. Mettono la foto del terrorista dentro il database delle telecamere e loro lo trovano immediatamente. Tutti questi sistemi di cui ti ho parlato diventano ancora più efficaci se ci si fa prendere un po' dall'immaginazione, ma soprattutto se si studiano dei sistemi veramente funzionali. Esempio. Mi faccio un impianto di filo diffusione esterno perché c'è una zona, magari sono fortunato, c'è una piscina, c'è una jacuzzi. Cosa faccio col sistema di filo diffusione? Lo collego all'impianto d'allarme. Quando uno viene e mette in piede nel mio giardino, che schiaccia la pedana o viene rilevato dal riconoscimento facciale, viene fuori, si accendono tutte le luci, gli autoparlanti iniziano a dire: ciao ciao, stai entrando in una zona violata. Sei pregato di uscire entro 3 secondi o 5 secondi, fai un tempo ragionevole, o verranno chiamate le forze dell'ordine. Non risponde, secondo avviso, e magari ti venti, accendi una sirena, accendi ancora più luci. Insomma, puoi fare delle cose che la maggior parte dei ladri che si presentano lì gli è dato un effetto sorpresa, che loro se ne vanno via tranquillamente. Poi, in ultimo, torniamo indietro. Prima ti ho detto è meglio stare più lontani possibile. Ma adesso ti faccio anche tornare indietro vicino. Perché? Perché abbiamo una tecnologia di sistema d'allarme che si può integrare all'interno della ferramenta dell'infisso. Questo allarme qui io l'ho sempre sconsigliato, quello tradizionale che ti mette l'elettricista, che quando l'anta è appoggiata alla cosiddetta sigaretta, al contattino magnetico, ti dice se la finestra è chiusa o la finestra è aperta. Quando apri la finestra suona, cioè ormai, come ti ho detto all'inizio, è troppo tardi. Però questo nuovo sistema che abbiamo, se abbinato a uno degli altri che ti ho detto, perché da solo non va bene, se abbinato a uno degli altri, ti dice se uno sta provando a sforzare, lui sente se uno sta girando la maniglia, prima cosa importante, ma ancora più importante, ti dice se la maniglia è completamente chiusa. Questo
Questo che cosa ti serve? Ti serve perché se sei in sicurezza e se hai messo l'allarme, quando metti l'allarme, fai un controllo, gli dici il sistema d'allarme, le finestre sono tutte chiuse? Sì, no, sì, mi attivi l'allarme, no, mi dai il segnale d'errore. Così quando vai via di casa, sai se tutte le finestre sono perfettamente chiuse. Se già la maniglia è così a 45 gradi, lui ti dice che la finestra è aperta, che la finestra per essere chiusa, questo contatto si va a allineare perfettamente con la ferramenta. È un contatto millimetrico, molto sicuro, certificato VDS per il mercato tedesco, quindi anche se provi a tagliare il filo, lui ti dà errore, è molto sofisticato e molto funzionale, ma abbinato agli altri sistemi che ti ho appena detto. Spero che ora anche i sistemi d'allarme ti siano più chiari, ti sia fatto un'idea di come progettarlo. Io ho a cuore la sicurezza di tutti, anche di quelli che non fanno gli infissi da me. Ciao e al prossimo video.